La città metropolitana dalle parole ai fatti, è stato questo il tema su cui sono stati chiamati a confrontarsi i vertici delle istituzioni campane ed esponenti del mondo accademico con il ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, nel corso di un incontro tenutosi nella Sala degli Angeli dell'Università Suor Rossola Benincasa, organizzato nell'ambito della rassegna Il Sabato delle Idee. Lo scenario normativo e geopolitico di quella che è stata definita la rivoluzione delle città metropolitane è stato tracciato dagli interventi, tra gli altri, di Floriana Galluccio, professore di geografia all'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, di Andrea Patroni Griffi, professore di istituzioni di diritto pubblico alla Seconda Università di Napoli, e dei professori Tommaso Frosini ed Aldo Sandulli. Sotto il profilo economico e politico, il presidente della Camera di Commercio, Maurizio Maddaloni, ha invece espresso la preoccupazione del sistema delle imprese per la complessità amministrativa che verrà a determinarsi ed ha invitato a non perdere l'ennesima occasione per snellire l'assetto delle autonomie locali e ad evitare il pericolo di gravare ancora di più l'ente regione. Un percorso impervio da fare insieme, ha sottolineato il presidente della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, in maniera equilibrata tra città capoluogo e comuni dell'area metropolitana, considerando che questi ultimi rappresentano i 2/3 della popolazione della provincia. Ritengo che sia fondamentale avere la giusta considerazione di tutti quei paesi che vanno da Bacoli a Sorrento, a Torre del Greco, a Giuliano, a Castellammare, che non devono essere considerati una periferia di questa area metropolitana, anzi una visione troppo concentrata sulla città capoluogo potrebbe essere negativa e non dare appunto quella visione d'insieme che invece un nuovo ente che nasce con questa idea, di un'idea di riequilibrio delle funzioni, di un trasporto che sia tra tutti unificato, dei servizi per l'ambiente, per l'urbanistica stessa, invece con una forte preponderanza di Napoli non riuscirebbe ad avere. Secondo me il dialogo non è ancora cominciato, c'è tendenzialmente da parte di tutti la volontà di fare un qualcosa che contenga all'interno le diverse anime di tutte le rappresentanze politiche. Tante altre forze politiche devono partecipare ad un dibattito che è fondamentale e che riguarda un'intera area. Una riforma che prevede un cronoprogramma fittissimo, è invece rimarcato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, sindaco in pectore della città metropolitana, ma che costituisce una grande opportunità, specie per i comuni più piccoli, che potranno sfruttare questa unione con il capoluogo per diventare attrattori diretti di risorse comunitarie. De Magistris ha anche toccato il tema delle elezioni degli organi, che oggi è di secondo livello, ma che dovrà trasformarsi in elezione diretta, questione sulla quale stanno cominciando a nascere frizioni tra le forze politiche, cui tuttavia risponde così. Noi dobbiamo governare la città di Napoli, dobbiamo far partire la città metropolitana, dobbiamo pensare ai nostri cittadini, insomma non ai giochi di potere e di poltrone, quindi per adesso non sono interessato a ragionamenti di questo tipo perché la campagna elettorale è lontana e noi abbiamo la forza, la passione e la fatica di dover vivere ogni giorno i problemi della gente. Non ci vogliamo far trascinare in un dibattito partitico e mediatico che non ci interessa. Al mio ministero è stato demandato il compito di attuare la legge Delrio. Penso che questa nuova forma di organizzare il governo delle città più importanti d'Italia sia un'opportunità soprattutto per noi al sud, da un punto di vista degli investimenti, per riportare lavoro nelle nostre zone, per ripensare all'organizzazione generale di queste grandi aree e per dare più servizi ai cittadini, ha concluso il ministro Lanzetta.